Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo tornati su Suikoden 5 perché oggi finalmente possiamo esplorare la cittadina di Stormfist. Cominciamo subito con il presentare ovviamente le stelle del destino di questo Suikoden 5, dove qui ne abbiamo già due, ovvero Ernst e la ragazzina che abbiamo visto poco fa. Ma prima di tutto ciò parliamo con lui, ovvero l'uomo misterioso che abbiamo incontrato poco fa. Ma taci, che ti prende? Sono furioso. Eh? Signorina, mi sposi, per favore. Qui ovviamente possiamo tranquillamente rispondere. Non sto parlando con te. Volevo vincere i giochi sacri e sposare Lim, ma non mi hanno fatto neanche partecipare. Mi accontenterò di lei, signorina. Sposiamoci, dico di sì, dico di sì. Non ci sto capendo niente, ma comunque la mia risposta è no. Oh. Se la risposta è no, perché non ci sta capendo niente? Sarebbe invece sì se fosse tutto chiaro, è così? Io mi chiamo Gabaia. Torni, la prego, se cambia idea, qua mi trova. Va bene. Ok, e qui abbiamo praticamente conosciuto Gabaia. Questo è un passo importante perché con alcuni personaggi, a differenza di Suikoden, anche gli altri Suikoden, qui per reclutare alcuni personaggi bisognerà fare delle quest, o comunque bisognerà essere un po' più insistenti del solito, e quindi cercare magari di corteggiarli in modo tale che poi possano praticamente diventare nostri alleati. A questo punto un'altra cosa da fare è andare di qui a est, esatto, per sbloccare questa scena animata. Turning left at the next corner. Follow me. Ecco qua. You may be quick, but it takes more than that to be a good spy. What? I... Who are you? How did you know this was the prince? Look, I'm sorry, this isn't what it looks like. Prince! Hey, come on. He doesn't look like a spy or an assassin. He's gotta have a good explanation for esatto. This. Thank you, sir. My name is Shun. What's that? Is that a white tattoo? Yes, sir. As you can see, I'm a gladiator. Huh? I'm sorry I was following you. But there's something I really have to tell you, Prince. Doesn't sound like something we should talk about on the street. Let's look for someplace more private. Esatto. E qui tecnicamente adesso abbiamo Shun che è entrato in squadra, perché anche lui sarà un personaggio che potremo reclutare. Ma dovremmo fare altro prima di concludere questa sessione. Scusa se ti ho fatto venire fin qui. Trovo questo posto rilassante, perfetto per una bella chiacchierata. Non ti preoccupare, va bene. Vuoi qualcosa da bere? Non preoccuparti, non ho intenzione di fermarmi a lungo. Dunque, perché partecipi ai giochi sacri? Che cosa hai in mente? Cosa dovrei dire? Ti preoccupa che il tuo ex fidanzato voglia sposare tuo nipote? Non far finta di non capire. A nessuno importa di un fidanzamento rotto 8 anni fa. Il tuo uomo, Kilderic, giusto? Sono sicura che hai speso bene i tuoi soldi, ma se devo affrontare il guerriero di quel giovane Burrows, non sarà esattamente il favorito della gara, giusto? Non ti sembra di correre troppi rischi, Giselle? Dici? Vittoria, sconfitta, tutta una questione di fortuna. Non si può mai sapere che succederà fino alla fine. Altrimenti, a che scopo organizzare i giochi? Già, hai sempre avuto quel sorriso, ma non ti ci sei sempre nascosto dietro. Come sei cambiato? Eri un ragazzo così innocente e gentile. Beh, ho imparato che essere un ragazzo innocente e gentile non ti fa arrivare dove vuoi. Giselle. Milady, hai idea di quanto l'abbia adorata? Il nostro fidanzamento era un complotto politico. Lo sapevo, ma a me andava bene lo stesso, insieme a lei. Quando sua maestà salì al trono e ruppe il fidanzamento, puoi immaginare la delusione? Mi sono sempre pentita di quanto ti abbia fatto, di quanto ti abbiamo fatto, davvero, fino ad oggi.
Ma anche allora, in un certo qual modo, penso che mia sorella abbia preso la giusta decisione. Beh, suppongo che ci avrebbe messo in una posizione strana per quanto riguarda il trono. Tutte le lotte prima dell'incoronazione di nostra madre è stato terribile. Così terribile che io e mia sorella giurammo che non sarebbe più accaduto. Non hai perso tua... Scusa. Fa tutto bene. Quel conflitto ha forgiato Falena e i Godwin. Mia madre l'avrebbe apprezzato. Giselle, non ci credi, vero? Certo che ci credo. Quindi piccoli dissapori, piccoli retroscena che piano piano iniziano ad essere portati a galla. Allora, noi qui in questo momento abbiamo anche Shun, che si trova appunto di livello 6, ma che farà parte del nostro party per poco tempo. A questo punto il gioco ci suggerisce di andare verso la locanda, cosa che però io non farò subito. Infatti ora farò una piccola pausa, un piccolo taglio, perché ho intenzione di girovagare la città, prendere i forzieri, entrare nelle case, esplorare eccetera eccetera, e poi andare finalmente nella locanda. Quando ritornerò nella locanda continueremo il nostro percorso, quindi a tra poco. Ok, ho esplorato la zona, ho preso i forzieri, possiamo entrare alla locanda. How can I help you? Huh? They're dressed like queens, knights. And don't tell me, the prince? I don't believe it. Oh no, I don't believe it. Oh my. What do I do? What do I do? Ecco, completamente entrata nel pallone. Tra l'altro notate che lei è un altro personaggio. Ecco qua. Avete visto dove ci tengono, vero? Nel sotterraneo. Dall'altro ieri abbiamo iniziato a sentire delle strane voci nel cuore della notte. Nessuno di noi ha capito cosa dicevano o da dove vengano. E le voci hanno l'accento di Armes? Esatto. Principe, cosa dovremmo fare? Ecco, qui c'è una delle risposte importanti, dove potremmo mandare, diciamo, tutto a rotoli. Invece la cosa più importante è questa. Giusto. Sua maestà e la principessa arriveranno tra poco. E se fossero spie di Armes o assassini o chissà che altro? Ma mi viene spontaneo chiederti, perché ti sei rivolta al principe? Eh? Beh, immagino tu abbia un padrone. E invece di limitarti a fare rapporto sulle voci direttamente a lui, hai corso un bel rischio venendo fin qui. Beh, perché... Sai che hanno vietato le crudeltà sui gladiatori? Grazie, ad ogni modo... Ma i nobili non ne sono felici. Il mio padrone non l'è di sicuro. Se accadesse qualcosa coi gladiatori, sono certo che la userebbero come scusa per maltrattarci di nuovo. Così preferiresti che i nobili non lo scoprissero. Esatto. Prima che cambiassero le cose, a un gladiatore più giovane di me hanno cavato gli occhi perché è troppo forte. E anche dopo quell'episodio era piuttosto abile nell'arena, così lo vendettero a qualche paese straniero. Lo misero su una nave in una cassa come una bestia. Nessuno di noi sa dove sia finito e se è sopravvissuto. Non voglio che cada mai più una cosa del genere ai miei amici. Esatto. E qui l'altra risposta corretta è questa. Grazie mille. Sapevo che l'avresti detto, principe. Quando sei sceso e ci hai visto, eri sconvolto per le nostre condizioni. È stato allora che ho capito che ci avresti aiutato. Questa è la stessa risposta che prima ho detto, nel senso, come Ferid, non mi sono indignato per come erano posti gli schiavi. Ehi, siamo solo fortunati che tu ce l'abbia detto. Grazie. Ora, come ci muoveremo? Sarà difficile non attirare l'attenzione di Lord Godwin. Oh, lo so io. Torniamo indietro seguendo il passaggio che ho usato per scappare. Conduce dritto all'arena. Problema risolto. Perfetto, ragazzino. Rimani nascosto qui senza farti vedere. Noi verremo a riprenderti quando saremo pronti. Sì, signore. Georg, cosa intendi dire con quando saremo pronti? Manca una persona all'appello. E se la lasciamo fuori da tutto questo andrà su tutte le furie di sicuro. Ah, giusto. Lady Sialitz. Quindi,
Shun per ora ci ha lasciato. E adesso possiamo uscire e andiamo a prendere ovviamente Sialitz. Quindi torniamo indietro. Quindi torniamo indietro. Eccola qua. Che tempismo, ragazzi. Non ci abbiamo messo molto. Allora, che volete fare ora? Beh, c'è qualcosa che non va? Ecco, ora le dicono tutto. Ah, questo sì che è un bel problema. Ok, sono dei vostri. Oh, ma Lord Godwin darà un banchetto stasera, vero? Rilassati, gli ho già detto che non andrà nessuno di noi. Tu cosa? Beh, è stato un viaggio lungo, siamo tutti stanchi e nessuno di noi ha molto appetito. Certo, non che sapessi che sarebbe successo. Ora, dov'è il nostro piccolo gladiatore? Ecco qua. Quindi dobbiamo ritornare nuovamente alla locanda. Ma prima di fare questo, ovviamente, io preferisco, dato che adesso non ho la possibilità, di aumentare le armi di Sialitz. Quindi, prima di tornare indietro, andiamo dal fabbro, che nel frattempo vi faccio vedere anche dove si trova, se magari qualcuno di voi non abbia avuto la possibilità di trovarlo o più semplicemente non lo sapesse, quindi si fosse in un attimo perso. Il fabbro si trova esattamente qua. Quindi, Sialitz. Portiamolo a livello 3, che così ci può dare una mano. Perfetto, e possiamo andare via, perché qui il fabbro per ora è di livello 3. Avremo modo di riportare poi le armi successivamente a livello 4, anzi anche a livello 5 se non sbaglio, perché quando ritorneremo a Solfalena il fabbro sarà diventato già più bravo e quindi porterà le armi a livello 5. Quindi torniamo alla locanda e andiamo a prendere il nostro amico gladiatore. Nel frattempo qui abbiamo la locandiera. Perfetto, così lei già non dirà niente a nessuno. Qui c'è una stanza che, vabbè, è importante, però non adesso. Avremo modo di, anche in questo caso. E qua, siamo pronti. Yes, siamo pronti. E così tu saresti Shun, giusto? Sì, signora. Piacere di conoscerti, io sono Sialitz. Sì, lo so, tu sei la zia del principe, vero? Zia, mi fa sentire vecchia. Chiamami Sialitz. Oh no, scusa, non intendevo. Sai, tu sei una zia, Sialitz. Tua sorella ha figli, è così che va il mondo. Ah, smettila di ricordarmelo. Niente, ok, andiamo avanti. Possiamo raggiungere il sottreno dell'arena da qui. Sai una cosa? Sembra divertente. Non siamo mica un picnic, lo capisci, vero? Certo, picnic no, andiamo. Ok, anche lui è entrato in squadra. E qui siamo praticamente in un dungeon. Vedete, possiamo uscire, ovviamente, qualora ovviamente si volesse uscire, cosa che non volevo fare, ho semplicemente sbagliato il movimento del mio personaggio. E adesso andiamo qua. Ecco qua. È straordinario, proprio sotto la città. L'ha fatta costruire Lord Godwin? Forse no, sembra più antico. Ecco, qui c'è il funzionamento del dungeon. Ho sentito delle voci su questi passaggi segreti sotterranei. Ma non pensavo che potessero essercene di agibili. Comunque, non credo che la gente del paese conosca questo posto. Io ci sono finito per caso. Shun, perché non sei scappato? Eh? Se conoscevi una idea di fuga come questa, avresti potuto smettere di fare il gladiatore e scappare via.
Se avessi fatto una cosa simile, chissà come avrebbero ridotto la mia famiglia. La tua famiglia? Divenni un gladiatore per aiutare i miei genitori e i miei fratellini. La mia famiglia era molto povera. Se scappo, il mio padrone farebbe certamente qualcosa di terribile alla mia famiglia. Anche con una via di fuga, non posso scappare. E questo non vale solo per me. Tutti gli altri gladiatori sono più o meno nella mia stessa situazione. Mi dispiace. Non fa niente. È meglio che ci... Ecco, hai ragione. Dai, muoviamoci, altrimenti si accorgeranno che Shun è scomparso. Non possono averlo scoperto, almeno per ora, ma non abbiamo molto tempo. Allora, andiamo. Ok, il trucco qui sarebbe quello di seguire i topi. Ovviamente per chi non lo sapesse, si dice sempre... Fermi, c'è qualcuno. Sì. Un fatto invero raro, incontrare gente di passaggio qui sottoterra. Eccolo qua. Mi piacerebbe potervi offrire la più calorosa ospitalità, ma non sarà possibile, viste le circostanze. Oh cielo! Dei membri della famiglia reale e i cavalieri della regina. Che nobile compagnia vedono mai i miei occhi. Non avrei mai sognato di incontrarvi qui. Sono davvero onorato. Ma chi... tu chi sei? Oh, chiedo scusa per i miei modi. Il mio nome è Egbert Aethelbald, capo della casata degli Aethelbald. La nostra famiglia governava Stormfist un tempo. Tempo? Governava? Proprio così. Stormfist ci fu data da sua maestà la regina quando la capitale fu trasferita a Solfalena. Tuttavia... Quell'orrido verme di Godwin, con l'inganno, col sotterfugio, si è fatto beffe della casata degli Aethelbald. È riuscito a rubarci tutto. Tutto. Ma no. È un fatto che la casata di Godwin abbia sottratto tutta la casata di Aethelbald. Che storia è questa? Mi chiedo se... Godwin è un viscido insetto, una palla di pelo, una lumaca zombie. La giustizia del sole si abbatterà su quell'urido verme. E li prende a costui. Oh, chiedo scusa, mi sono un po' lasciato prendere la mano. E comunque, cosa ci fanno mai delle persone importanti come voi in un posto come questo? Vi prego di accettare le mie più umili scuse, non era mia intenzione essere invadente. Tuttavia, tenete presente che dietro ogni evento in Fausto c'è probabilmente lo zampino della casata di Godwin. Ogni disastro che funesta questo mondo è causato da quel lurido verme di Godwin. Il recente aumento del numero dei ratti, le inondazioni periodiche, tutte macchinazioni di Godwin. Beh, andiamo. Sì. Ecco qua. Questo era importante perché appunto questo è il nostro primo incontro che faremo con Edwin, che ci permetterà poi di poterlo reclutare in futuro. Qui ci saranno anche dei combattimenti, probabilmente, che credo di poter interrompere e tagliare nel momento opportuno. Allora, però qua dobbiamo... Esatto, dobbiamo aprire... Esatto, le varie porte, premendo i tasti, giustamente. Ok, qualora ci saranno combattimenti io avrò la possibilità di tagliare. Quindi, torniamo indietro. Qui è chiuso. Ok, noi nel frattempo prendiamo... Eccolo qua, il nostro amichetto. Siate prudenti, mi raccomando. E attente alle macchinazioni di quell'orrido verme di Godwin! Ok, grazie. Allora, vedete, lo scopo è quello in teoria di seguire i topi. Quindi noi dobbiamo seguire i topi che ci indicano praticamente la via.
Ecco qua. Là ci sono i topi. Lì tra l'altro c'è un forziere, quindi lo dobbiamo andare a prendere. Corazza di cuoio. Questo è ottimo. Ah no, non per noi. Va bene. Ok, andiamo avanti. I topi ci indicano la strada. Tra l'altro questa è stata una scusa ottima per noi, perché abbiamo livellato anche. Eccoci qua, siamo arrivati. Un vicolo cieco? Aspetta un attimo. Oh, da questa parte. Questo posto è... pare sia il sotterraneo dell'arena. Chi va là? Oh, non preoccuparti, quelli sono amici miei, sono gladiatori. Ehi ragazzi, il principe e i suoi amici sono qui. Oh, lo sapevo, sapevo che il figlio di sua maestà ci avrebbe ascoltato. Oh, grazie mille, grazie davvero. Va tutto bene, va tutto bene. Allora, non siamo scesi fin qui per qualcosa? Oh, esatto, le voci. Sì, le abbiamo sentite di nuovo, proprio un attimo fa. Noi... vengono da quella parte. Grazie. Allora, le voci provengono da qua. Quindi, ecco qua. Avete sentito? Da questa parte. I nostri compagni... a quanto pare viene dall'altra parte. Pensi davvero di cavartela con... questo è proprio l'accento di Armes. Qui sembra che ci sia una porta nascosta, proprio come quella dell'altra parte. Sei il solo su cui conti... in quanti sono? 3 mi sembra. Uccidere la regina. Cosa hanno detto? Chi va là? Dannazione. Huh? It's a guy? Hey, withdraw! Right? Prince! Ecco, qui cosa dobbiamo prendere? Ovviamente seguiamo i due che stanno scappando. Zegai non ha bisogno, perché tanto... vai, io non scapperò né mi nasconderò. Ci pensiamo noi a Zegai, ti prego, corri dietro agli altri, principe. Andiamo. Perché tanto Zegai è costretto a restare qua, è inutile stare su di lui, no? Meglio focalizzarsi su quelli che stanno scappando. Ecco qua, siamo finiti addirittura nei boschi. Ehi! Dannati ragazzi, fuori dai piedi. Bene, l'avete voluto voi. E qui. Scontro. Noi non abbiamo nulla, vero? Ah, abbiamo le frecce fuoco. Ah, qua è singola addirittura le frecce fuoco. E allora facciamo... esatto.
Questa è colonna di nemici. Lei che si è sacrificato davanti. Benissimo. Questi tipi sono davvero di Armes. Dovremmo controllare, ma credo di sì. Non ci sono dubbi. Sui loro pugnali era inciso il sigillo dei corpi dei monti meridionali di Armes. Oh. Ah, com'è potuto accadere? Zegai, perché tu? Perché? Perché eri con le spie di Armes? Ti stai prendendo gioco di me? Rispondimi! Zegai è solo un gladiatore, ma se avesse vinto i giochi, Sua Maestà si sarebbe congratulata di persona. Forse stavano progettando di uccidere la regina e la principessa proprio allora. Cosa? Perché? Non ti avevo forse promesso in caso di vittoria agi per il resto della tua vita? Cos'altro volevi? Come hai potuto anche solo pensare di far del male alla regina e alla principessa? Euram, questo non è un problema di denaro. Uno degli altri ha appena confessato. Zegai è di Armes. Oh, cosa hai detto? Zegai, è vero? Non ci posso credere. Zegai, e pensare che mi fidavo di te. Principe, non lo sapevo. Né io né papà ne sapevamo qualcosa, lo giuro, devi credermi. Ah, sono d'accordo col principe. Giusto. Se Lord Barrows a celarsi dietro tutto ciò, perché mettersi in contatto con le spie di Armes proprio qui? Avrebbero potuto escogitare il piano altrove e in un secondo tempo passare gli ordini a Zegai? Già, la famiglia Barrows non avrebbe usato così tanto, non credi? Sì. Certo che no, non faremo mai e poi mai niente di tutto questo. Bene, sapevo che avreste capito. Bene, allora, visto che ovviamente non c'è nient'altro con queste atrocità, mi congedo. Ah, e questo qui potete cavargli gli occhi o decapitarlo per quel che me ne importa. Decapitare Zegai? Se stava complottando l'omicidio della regina, non c'è dubbio che si meriti la pena capitale. Ma non possiamo insudiciare i giochi sacri col sangue di un criminale, quindi l'esecuzione verrà posticipata. Fino ad allora lo terremo chiuso in questa stanza. Ora è tardi, è meglio andare a riposare nelle nostre stanze. Eh già. Zegai non ha nulla da dire. Shun, ho sempre ammirato Zegai, lo rispettavo. Nonostante la sua forza era umile, voleva solo diventare più forte. Perché? Perché è accaduto tutto ciò? Sei stato fondamentale nello sventare il complotto di Armes, ma anche Shun. Penso sia meglio dimenticare il dettaglio trascurabile della sua fuga. Beh, direi. Zegai. Già. Beh, ho un brutto sentore. Pensi che abbiamo fatto la cosa giusta?
Non potevamo starcene lì senza fare niente. Beh, sarà impossibile per Avram trovare un rappresentante bravo come Zegai in tempo. Forse dovrà ritirarsi. E se lo fa, chi ha più possibilità di vincere il torneo diventa Giselle. Per questo ora si stanno chiedendo se hanno fatto effettivamente la cosa giusta. Oh, you're here, father. What a rare treat. I wanted to hear your thoughts. My thoughts, you say? That's right. Are you happy with all of this? I'm fairly satisfied, I suppose. I do think you're scheming a little too much. All I did, father, was simply to float a little information about Stormfist's underground passage and Zagai. I can't help it if Armus took the bait, or if they got Boros mixed up in it and brought destruction upon themselves. And I can't help it if the prince got himself involved and turned it into a delightful show. That's exactly what I mean about scheming too much. When you get involved in intrigue, do it decisively. But I'm warning you, it's best to not get too involved. Yes, I know. All you have to do is wait, Father. Indeed, I'll be ready to reveal our grand cause at the Sacred Games. Quindi era tutto un suo piano. Ha fatto travelare tutte le informazioni per smascherare gli Burrows e quindi concedersi praticamente la vittoria. E qui finalmente cominciano i giochi sacri. Esatto, adesso dovremo effettuare il match di apertura. It's almost time, Prince. Just relax and take it easy. It's not a real match, just a part of the ceremony. Don't overdo it, okay? Ammiro il suo entusiasmo, ma la prego, cerchi di fare attenzione. Se viene ferito gravemente, i giochi sacri saranno sospesi. Oh, e principe, lo sai come si ci comporta in un duello, vero? Sì. Ok, stai attento e buona fortuna. Sono a disposizione nel caso uno dei partecipanti venga ferito. Se si fa male, Sua Altezza, venga subito da me che la curo. Quindi anche il dottore... anche il dottore è un altro personaggio reclutabile. Vedete già quanti ne abbiamo visti? Ah, vero, devo andare a fare l'incontro. Sì, vero, non posso uscire da nessuna parte. Sì, stiamo andando a Zonzo. Il duello è praticamente lo stesso come per ogni Shuikoden. Quindi attacco-difesa e speciale, che sarebbe attacco violento. Avremo poco tempo per agire, però. Prince, I never thought I'd be the one chosen to fight you in the ceremonial match. I'm looking forward to this. You got it. I wasn't planning to anyway. I'm gonna give it everything I got. Qui vincere o perdere non cambia niente, però vincere è figo.
Good luck, Prince. I'm going to give it all I've got. Make sure you're ready for me. You come at me too, Prince. Porca miseria. Saw that coming. I dare you to hit me with that move again. I'm going to give it all I've got. Make sure you're ready for me. Bisogna leggere le frasi per capire. No way. You haven't gotten the best of me yet. Very nice. I guess I'll have to be more careful. Dovrò fare più attenzione, quindi guardia. I'm going to give it all I've got. Make sure you're ready for me. No way. You haven't gotten the best of me yet. Ok. Thanks for letting me fight you. E il vincitore è Sua Altezza Reale, il Principe Joe. Beh, soddisfatto, dai. Sei stato grandioso. Eccola. Principessa, cosa diavolo pensi di fare? Di vincere i giochi? Se continui a vincere, dovrò sposarmi con... Mai e poi mai, impossibile. Joe, fratelli e sorelle non possono sposarsi, non lo sapevi? L'incontro del principe è stato solo una formalità, un rito per inaugurare i giochi sacri. I normali incontri non sono ancora iniziati e il principe non vi parteciperà. Cosa? Principessa, dov'è? Ah, principessa, ti ho trovato. Eh? Miyakis! Ah, eccola qua la nostra lumaca ricciuta. Ah, chiudi il becco. Tu, un altro dei tuoi tiri mancini. Oh, ma... Principe, le hai detto la verità? Perché hai rovinato tutto il divertimento? Divertimento, eh? E così volevi divertirti alle mie spalle, eh? È solo che è così graziosa quando si imbarazza. Tutto qui. Graziosa. Papà e mamma stanno aspettando. Torno indietro. Ok. E quindi dobbiamo ovviamente tornare indietro. Ma allora, eh sì, qui purtroppo non possiamo andare. Dobbiamo tornare. Allora, andiamo di qua. Allora, dovremmo andare qua. Allora, questa è la stanza del principe, ok. E qua c'è il palco reale. Ceremonial match. I believe these sacred games will go splendidly. Well, don't just stand there. Sit down. The matches are about to start.
Ok, qui ovviamente hanno lasciato la squadra. E qui adesso possiamo far iniziare effettivamente i giochi sacri, ma la prossima volta. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.